Tutti ragazzi, bentornati, buon giovedì. Torniamo con la posta dei viaggi in una location diversa perché sono su MSC Grandiosa, come sapete. Per tutto il giorno oggi ho cercato un posto sulla nave dove poter farvi le stories, dove però non ci fosse troppo rumore, troppa musica, troppa gente, eccetera. E alla fine non l'ho trovato perché oggi la nave è in navigazione, quindi tutti gli ospiti sono a bordo e c'è la gente ovunque. Quindi alla fine vi parlo qui dalla mia cabina. Da questo letto comodissimo perché ha problemi di insonnia, venite in crociera, dormirete benissimo, cullati dalle onde. E sono qui per rispondere alle domande che mi avete fatto nei giorni scorsi riguardo proprio le crociere, la nuova modalità delle crociere. Molti avete notato che indosso sempre questo braccialetto MSC e mi avete chiesto a cosa serve. Il braccialetto sulle nu navi di nuova generazione come MSC Grandiosa è complementare e si abbina alla Cruise Card, cioè a questa tesserina che vi viene consegnata all'imbarco e che è la vostra carta d'identità proprio a bordo della nave. La tesserina vi permette di aprire e chiudere la porta della cabina, vi permette di salire e scendere dalla nave perché viene controllata sempre appunto come una carta. Ecco, avete visto che è saltata la luce perché la tesserina si deve infilare anche vicino alla porta della cabina per far andare la luce proprio nella cabina. Quindi io l'avevo tolta per mostrarvela e poi mi si è spento tutto. Il braccialetto comunque, appunto, adesso serve anche per il tracciamento, cioè, come dire, ha un GPS che vi localizza nel caso in cui dovessero esserci dei problemi a livello sanitario a bordo e traccia i vostri contatti. A parte questo è molto comodo perché vi permette anche di caricare tutte le spese di bordo come fareste con la tesserina, cioè voi quando girate sulla nave non girate mai pagando quello che comprate lì per lì, ma viene tutto caricato sul conto della cabina. E una volta appunto bisognava sempre consegnare la tesserina e potete farlo anche adesso, ma con il braccialetto è molto più comodo perché basta passarlo sui lettori che hanno i camerieri per esempio e quindi vi addebitano direttamente lì le vostre spese. È obbligatorio indossare il braccialetto durante tutto il tempo in cui state in nave e fate le escursioni, però attenzione perché non è impermeabile, quindi quando andate in piscina o quando vi fate la doccia ve lo dovete togliere. Seconda domanda riguarda la stabilità della nave, quindi se si sente il movimento della nave. Allora, la mia esperienza per questa settimana in cui c'è sempre stato praticamente bel tempo è che si sente veramente in maniera impercettibile, solo in alcuni momenti si sente che la nave si muove, però dovete anche considerare che la nave durante i giorni è ferma al porto per permettere di fare le escursioni e poi si sposta di notte. Oggi è stato un giorno di intero di navigazione e devo dire che sembra di essere fermi, a parte che la nave va anche molto piano oggi, però io non ho avuto nessun tipo di problema e considerate che io soffro il mal di mare, quindi ero un pochino preoccupata. Però anche domenica, quando siamo partiti da Genova, che c'era brutto tempo, in realtà si è sentito, ma poco poco. Un consiglio che do alle donne, attenzione perché se avete i tacchi e questi piccoli movimenti, ci sono alcuni momenti in cui vi destabilizzano un po' e sembra di essere un po' ubriache. Come funzionano gli spettacoli a bordo? Sapete che qui c'è un teatro bellissimo con un palcoscenico con degli artisti bravissimi e è possibile accedere agli spettacoli. Ci sono due turni di spettacolo ogni sera gratuitamente, basta solo prenotarsi e si può fare o tramite l'app, che è un'app gratuita e che potete scaricarvi prima di salire a bordo, oppure anche andando direttamente nei banchi, nei desk dove ci sono gli operatori che faranno la prenotazione. La prenotazione serve chiaramente per calcolare quante persone possono accedere al teatro. Le sedute poi sono divise, diciamo, a due, quindi ci sono due posti, poi un posto libero, poi altri due posti, eccetera, sempre per il discorso del distanziamento sociale. Non perdetevi gli spettacoli perché sono veramente fenomenali. Durante il giorno anche ci sono altri vari spettacoli nei vari bar, nei vari palcoscenici che ci sono sulla nave, a cui si può accedere gratuitamente senza problema e senza prenotazione. MSC Grandiosa, così come MSC Bellissima, ospitava fino a qualche mese fa gli spettacoli del Cirque du Soleil. Quelli erano su prenotazione e a pagamento perché erano proprio uno spettacolo a parte. Ora però, essendo che il Cirque du Soleil è praticamente fermo con tutti i suoi spettacoli in giro per il mondo, non viene più effettuato neanche qui a bordo quello spettacolo, ma c'è quello fatto, diciamo, dagli artisti proprio della crociera, però veramente, vi ripeto, imperdibile. Poi ci sono durante il giorno tutta una serie di giochi, intrattenimento, balli, lezioni, corsi, tutto gratuito e comunque accessibile.
Basta controllare il programma che ogni sera vi viene consegnato in cabina per il giorno dopo e trovate tutte le attività a cui potete partecipare, dove ha specificato anche se sono a pagamento, se sono gratuite e le modalità per accedere perché qualcuna è magari a numero chiuso. Mi avete chiesto poi se a bordo fa freddo o fa caldo, come ci si deve vestire. Allora, vestitevi come volete. Non c'è un obbligo di avere un abbigliamento di un determinato tipo, anche se ogni sera si segue più o meno un filone, quindi c'è il white party, quindi la serata in cui ci si dovrebbe vestire di bianco, poi c'è il flower party, quindi magari cose più colorate, c'è la serata di gala, quindi se volete potete attenervi a questi temi, ma altrimenti potete vestirvi come volete. Durante il giorno, chiaramente per le escursioni è richiesto un abbigliamento casual, un abbigliamento da escursione. Finché siete in piscina a prendere il sole potete stare tranquillamente come se foste in spiaggia. E l'unica cosa, poi quando si va a mangiare nei ristoranti, avere un paio di pantaloni, un paio di pantaloncini, una gonna, una t-shirt, insomma, essere vestiti e non andare a mangiare in costume, ecco questo. Però non siete obbligati, obbligate a vestirvi da sera, a mettervi cose da gran galà, potete fare come vi pare. Mi sento di consigliare soprattutto alle donne di portarvi via una giacchetta, uno scialle, un coprispalle. Noi siamo un pochino più freddolose e qui nei saloni, nei ristoranti, nei luoghi chiusi c'è sempre l'aria condizionata accesa, quindi magari appunto è meglio coprirsi, soprattutto se avete dei vestitini un po' più leggeri, un po' più elegantini, però magari siete smanicate o con le gambe fuori, ecco. Nei ponti esterni, quindi in piscina, sul solarium, tira sempre un po' di arietta, quindi anche lì sì, se c'è il sole si sta bene in costume, potete anche fare il bagno in piscina e tutto, però poi effettivamente quando la nave si sposta o comunque ai piani più alti tira sempre un po' di aria, quindi è bene coprirsi e quindi vestitevi un po' a cipolla, ecco, portatevi via un po' di tutto. Io mi sono portata via una valigia stracolma di cose, non ho ancora adoperato tutto, non credo che adopererò tutto, però preferisco avere più scelta e poi decidere in base a come va cosa mettermi. Sempre alle signore poi dico che in nave non si può portare il phon, lo trovate in cabina già in dotazione e il phon personale diciamo sarebbe proibito, così come anche la piastra. Io non vi ho detto niente. E così come anche il ferro da stiro, se c'è ancora qualcuno di voi che si porta via il ferro da stiro da viaggio come si faceva una volta. Questi sono tutti accessori proibiti perché aumentano tantissimo il rischio di incendio in nave. Quindi mi raccomando, fate le brave. Un capitolo vastissimo è quello delle escursioni, è una domanda che mi avete fatto veramente in tanti, è la più gettonata, direi. Allora, le escursioni io vi consiglio di prenotarle assolutamente prima di partire, quindi vi rivolgete alla vostra agenzia e le prenotate tramite loro. Adesso, tra l'altro, c'è un pacchetto molto interessante che costa 100 euro e che vi include già tre escursioni. Queste tre escursioni sono, diciamo, tra un elenco un pochino ridotto. Poi però quando siete a bordo, se per caso ne volete cambiare una, prendendone un'altra che non era nel pacchetto iniziale, lo potete fare e di quest'altra escursione pagherete solo la differenza che comunque vi verrà calcolata sempre in maniera un pochino scontata. Quindi avrete comunque il vantaggio di pagare meno e di avere già prenotato le escursioni e di non trovarvi senza posto e senza magari l'escursione in italiano che era quella che vi interessava. Prenotando prima le escursioni, a parte questo pacchetto di cui vi parlavo, comunque il prezzo è più basso di circa il 15-20% rispetto al prezzo che trovate a bordo e poi è anche molto comodo perché le pagate prima di partire, quindi trovate il vostro conto di bordo alleggerito di un bel po'. Inoltre è importante dire che nel momento in cui voi salite sulla nave e andate a prenotarvi l'escursione, non è che quell'escursione è vuota e aspettano solo voi, potrebbe essere che l'escursione che volete fare in realtà sia già piena, sia già al completo. Infatti ho sentito già molte persone qui a bordo che non hanno potuto scegliere quella che volevano perché era già piena da chi l'aveva prenotata prima di partire. Quindi mi raccomando, non sottovalutate questa possibilità perché anzi è veramente importante e è veramente comoda e vantaggiosa a livello economico, a livello di tempo, perché non dovete fare la fila all'ufficio escursioni per prenotarvela e siete a posto, salite, avete già il vostro programma bello che fatto. Altra domanda sulle escursioni. Se ho acquistato un'escursione prima di partire e poi la voglio cambiare o la voglio cancellare, lo posso fare? Allora, ho chiesto direttamente all'ufficio escursioni e mi hanno spiegato che si può cancellare un'escursione già prenotata fino a 48 ore prima dell'inizio di quella escursione. Quindi dovete pensarci un po' prima e prendervi per tempo. Quello
Questo non per cattiveria di MSC o perché non vogliono darvi indietro i soldi, ma perché le escursioni sono gestite da dei fornitori esterni che sono appunto nelle città in cui si ferma la nave e che hanno comunque bisogno di un po' di tempo per organizzare tutto, soprattutto in questo periodo in cui veramente i protocolli e le regole sono molto stringenti e molto ferree, quindi devono avere il tempo di fare tutto con calma e per bene. Quindi fino a 48 ore prima potete cancellare la vostra escursione o modificarla con un'altra, quindi sostituendola. Se invece succede un'altra cosa, cioè state male, potete annullarla e vi verrà rimborsata, però dovete avere il certificato del medico di bordo, appunto, che attesta il fatto che non avete potuto andare in escursione o che non potete fare l'escursione perché state poco bene. Questo solo per la persona interessata da, non so, magari uno boh, ha mal di gola, gli viene qualcosa, ecco. Le altre persone che hanno prenotato l'escursione con lui invece se la cancellano perdono l'importo, quindi gli conviene andare a farla e lasciare l'ammalato in cabina in attesa di guarigione. Ho lasciato volutamente per ultima la domanda delle domande, quella che mi avete fatto in tanti e quella che riguarda come viene affrontata la problematica, diciamo, sanitaria del Covid a bordo. Allora, io vi dico che personalmente mi sento veramente sicura, veramente tranquilla, perché so che tutte le persone che mi sono intorno, sia equipaggio sia ospiti, sono tutti negativi perché sono tutti stati testati prima dell'imbarco. Infatti, alla stazione marittima a tutti viene fatto il tampone prima di salire, si attende l'esito e poi si può salire a bordo della nave. Quindi questa è una cosa importantissima. Lo stesso vale anche per le guide o per gli autisti che vi accompagnano, che ci accompagnano in escursione. Prima di accogliere il gruppo vengono testati e poi possono portare in giro il gruppo a fare l'escursione. Quindi questa è una cosa importantissima. Tenete presente che, riallacciandomi al discorso delle escursioni, ora è possibile scendere dalla nave solamente con escursioni organizzate da MSC. Se volete scendere in un porto, non potete farlo per conto vostro in autonomia, ma solo con i gruppi organizzati dalla nave, quindi con l'escursione a pagamento. Ho capito che può essere una rottura, però è bene spiegarlo, anche perché è importantissimo che non si vada a contatto con altre persone che non hanno fatto il test e che quindi poi potrebbero succedere cose spiacevoli. Considerate che l'altro giorno a Napoli sono state lasciate giù 8 persone che erano scese in autonomia e non avevano rispettato il protocollo. E quindi io direi severo ma giusto, perché la regola è questa, lo sai e ti attieni, altrimenti rimani a bordo se non vuoi rispettare la regola. Quindi sono veramente molto molto severi, molto ligi a queste regole, come è giusto che sia. Durante le escursioni non è permesso andare al bar, andare a fare shopping, comprare souvenir, staccarsi dal gruppo, si rimane sempre tutti insieme, non si ha nessun tipo di contatto con nessuno. Devo fare poi i miei complimenti alle guide che ci hanno accompagnato durante le escursioni che ho fatto a Napoli e a Palermo, perché sono state veramente molto brave a gestire il gruppo e a gestire comunque lo spirito magari ribelle di qualcuno che vorrebbe staccarsi, che vorrebbe andarsi a comprare un souvenir o qualcosa. Non si può fare, si rimane tutti insieme, si scende, si sale e non ci si separa mai. Quindi mi raccomando, state attenti a questa cosa. Domani invece che farò l'escursione a Malta, lo stesso discorso vale anche per Malta, però poi sabato, prima di scendere dalla nave, farò il tampone che è richiesto per chi rientra in Italia da Malta. Chi invece non scende con l'escursione a Malta non dovrà fare il tampone prima dello sbarco. A bordo ci sono poche semplici regole. Bisogna indossare la mascherina mentre ci si sposta da una parte all'altra della nave. Non si indossa la mascherina mentre si è seduti al bar, mentre si è seduti al ristorante e mentre si prende il sole sul ponte della piscina, si fa il bagno in piscina o nelle vasche idromassaggio. Considerando che per la maggior parte del vostro tempo state al bar, al ristorante o in piscina, alla fine la maschera veramente la portate pochissimo. Quindi io non ho sentito come una cosa così opprimente questo discorso della mascherina, forse perché ho passato la maggior parte del tempo al bar, non lo so. Comunque, è una cosa importantissima, la indossano tutti, tutto il personale ha sempre la mascherina, quindi veramente sicurezza al top. Ci sono poi le colonnine con il gel disinfettante praticamente ovunque, perché ogni metro ce n'è una, quindi ci sbattete addosso, insomma, è impossibile non ricordarsi di igienizzarsi le mani.
gli ospiti è richiesto di misurare la temperatura tutti i giorni. Quindi, per esempio, prima di accedere al buffet della colazione, c'è un addetto che ci fa lavare le mani in dei lavandini che ci sono lì e che comunque c'erano anche prima, e anche il discorso di lavarsi le mani prima di andare a mangiare, voglio dire, non è una novità di adesso, comunque si fa lì visibile da tutti, obbligatorio. E poi viene misurata la febbre e viene registrata la temperatura di tutti quanti ogni mattina. Così come prima di entrare nei ristoranti invece principali, nei ristoranti tematici, vengono anche lì igienizzate le mani, quindi importantissima questa cosa. Poi a livello di regole io direi basta, perché queste sono le principali a cui attenersi e sono quelle che abbiamo anche nella vita di tutti i giorni, anzi qui sono ancora più stringenti perché comunque, ma non mi piace la parola stringenti, sono ancora più attenti, ecco, a queste cose, perché comunque c'è qualcuno che ti dice lavati le mani. I ragazzi dell'equipaggio sono bravissimi perché continuano a pulire, veramente. Ci si alza da un tavolino, arrivano, puliscono, disinfettano. Alla sera, quando sistemano i lettini della piscina, vengono proprio sanificati con quella specie di spray. Quindi veramente la pulizia è totale ovunque, ma questo era già da prima, perché le crociere sono veramente un paese di balocchi, un paese delle meraviglie. Ancora di più adesso con queste regole che comunque tutti rispettano e che è importante rispettare, ma che vi danno veramente un grande senso di sicurezza e di potersi divertire anche in questo periodo un po' traballante, pur rispettando le regole, però veramente si riesce a fare una bellissima vacanza a bordo, di questi gioielli del mare. Ho risposto a tutte le domande, mi sembra di avervi detto tutto. Se ne avete altre, scrivetemele qui sotto e poi ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Io continuo questo meraviglioso viaggio, questa meravigliosa vacanza. Non vedo l'ora di vedere Malta domani perché non la conosco e sono curiosa di averne un assaggio, ecco, di questa isola. Farò l'escursione La Valletta e Medina, quindi vediamo com'è. Nel frattempo vi ringrazio, grazie di seguirmi così numerosi e con così tanto affetto in questi giorni, soprattutto vedo che siete attivissimi, quindi veramente grazie. Scrivete, commentate, mandatemi like, chiedetemi quello che volete, poi vi risponderò volentieri e continuerò a farvi vedere com'è questa vacanza grandiosa. Un bacio a tutti, a domani, ciao!